Sei trasformata in una gatta? Guarda che belli! Sono meravigliosi, sono in pandan con la mia Miss. Bellissimo! Senti, Carla, ma tu sei una gatta morta o sei una gatta viva? No, vivissima e molto agguerrita per le nostre VIP. Pronta. Come va Francesca? Come la va? Molto bene, Francesca sta facendo un sacco di domande perché non le par vero di vivere questa esperienza. È una bellissima ragazza, la vediamo qui, e tra l'altro ha questi occhi magnetici che naturalmente saranno ancora più valorizzati. E visto che la nostra Francesca ama i look, diciamo, molto sensuali, sì, noi oggi parliamo, signori, di scollature vertiginose. Un argomento molto... Molto caliente, molto caldo. Strano, una di Bitonto dice te capita. Comunque, a questo, vediamo, Carla, se le nostre whips sbagliano oppure no con queste scollature, che non sempre, poi a volte sono troppo esagerate. Esatto, esatto. Ma diciamo una cosa, Blanche, che secondo me è una cosa che a te piacerà molto. Allora, la scollatura perfetta, quella stilosa, quella elegante... Da so quella... dove vuoi arrivare. Ah, lo sai già? Beh, però aspetta, fammi finire la frase, che ho fatto tutto un pensiero elaborato. Allora, la scollatura, quella sexy, però stilosa, chic e raffinata, è per un seno minuto. Quindi tu potresti mettere tutte le scollature del mondo, non risulteresti mai volgare, pensa. Perché? Mai. Pensa che fortuna che hai. Alcune volte le mancanze sono dei pregi. In qualche occasione alcune mancanze sono... Basta rendersene conto. Conto e far diventare, fare di, come si dice, dei punti critici, virtù. Esatto, dei punti di forza. Cara Carla. Allora, iniziamo. Yes. Il brano Almeno tu nell'universo fu proposto prima a lei e dopo a Mia Martini, ma lei ancora oggi, quando lo sente, applaude la grande Mia. Paola Turci. Ah, Paola, è di una bellezza prorompente, è proprio la rappresentazione della donna moderna, contemporanea, di quella seduzione che non deve mai chiedere nulla, no? Così un po' shabby chic, un po'... prepotente anche. Io qui la voto a gran forza, e anche lei, non a caso, cara Blanche, ha un fisico minuto piuttosto asciutto, anzi oserei dire un po' androgeno anche. Ma qual è lo stile shabby chic nei vestiti? Allora, shabby chic è uno stile che prevede degli elementi imperfetti all'interno. Per esempio, io non potrò mai essere shabby chic perché tutto è studiato nei minimi particolari. Volevo già darti questo là. Però shabby chic è un tema molto contemporaneo, perché una donna moderna, una ragazza giovane deve essere un po' shabby chic, deve essere, come dire, avere quel pezzo che un po' qui sans froid, quel pezzo che un po' scappè della maison. Ma tipo questa... che ne so, che uno si mette il vestito da sera e non si fa la piega ai capelli, cioè tipo così? Tipo anche così, anche se bisogna... Che non è vero, perché la piega infatti... Sai che la piega e il gioiello fa la vera differenza, dipende sempre l'occasione d'uso. È chiaro, se andiamo a casa della suocera va bene anche con la piega, sai... Non perfetta, se andiamo a una cena galà è qui tesoro, no, fotografo. Secondo me è il contrario, retta. Carla. Cioè? Perché poi se vai alla suocera dice: come sei vestita la tua fidanzata? Infatti, sempre stare attenti le suocere. Io sono fortunata perché ce l'ho a 10.000 chilometri, quindi guarda, questo non succede mai. E adesso insomma, vorrei parlare di una donna, di una VIP che ha rivelato in questi ultimi anni una grande passione per la poesia, e soprattutto io direi che veramente bisogna imparare, perché come le legge lei, non le legge nessuno? Addirittura! Vediamo. Sarà Carmen Di Pietro? Vuoi dire che la nostra Carmen? Ah, ma qui tra l'altro facciamo un applauso perché è meravigliosa! Senti, allora qui mi sembra che fosse proprio al Festival del Cinema, è proprio coerente, no, relativa a queste giornate, mi sembra, di aver visto... Credo che sia il Festival del Cinema di Roma. Di Roma, esatto. Roma. Quindi molto... Di Roma, potrebbe essere. Senti, però mi sembra, mi pare... Mi pare un po' scavata la nostra Carmen. Egidio, rimettici l'immagine. Io sai che idea mi sono fatta, a parte che naturalmente ha questo seno prorompente su un fisico minuto, quindi già questo non è indice di modernità.
Poi, vedendola così scavata, forte di dire poesie introspettive, secondo me, lei soffre. Io temo che questo eccesso di cultura le faccia male. Vedi com'è? Non trovi? Ma tu dici dall'espressione del viso? Eh certo, guardala lì. Però fa bene, ho visto la cultura, cioè nel senso ah, che... Ah beh, certo, diciamo il seno... Forse dovrei leggere più poesie anch'io per... Dice che magari avevo perfetto. Allora per Carloticon me... Per Carloticon per me è un ni per la nostra Carmen Di Pietro, un ni, un ni, ni, ni. Qualche giorno fa questa VIP ha avuto 27.000 like in meno di un'ora per un post che la ritrae in ascensore, in carrozziera e pantaloni di pelle. Lei è l'esplosiva Anna Tatangelo. Anna, eccola qui. Ma qui più che... sembra un bagno questo, ha delle piastrelle dietro. Infatti perché c'è... vabbè, no, noi stavamo parlando della foto. Ah, dici, magari potrebbe essere... Ha avuto 27.000 like, questa è un'altra foto. E la riguarda con questa scollatura, vedo o non vedo. Ma vedo tutto quasi qui, perché guarda che qui ci sono questi due meloni centrali che, cara Bianca, non funzionano più, eh. Un po' più che meloni oserei dire dei babà, data anche la provenienza della nostra Anna. Babà del babà room. Veri babà. Poi guarda la posa, la Belen, veramente leverà un blocco alla schiena sicuramente e si sta controllando la lingua. Sai quando i bambini stanno male che hanno la lingua un po' cartina geografica? Oppure se c'è l'acetone, il medico guarda... Forse aveva mangiato qualcosa di piccante. Esatto, sta controllando tutti i dettagli. Quindi direi un bel no, cara Anna. No, non è neanche elegante. Anna! Sei bella Anna, andiamo avanti. Una sua canzone è presente nel film d'animazione in uscita, La famiglia Adams, e lei si è presentata la prima vestita da Morticia. Cristina Aguilera, guarda questa foto. Vediamo la nostra Cristina. Abbiamo coperto. Beh, questa però non era... Sì, qui c'è il capezzolo coperto. Tra l'altro, cara Bianca, non una grande novità, perché addirittura le donnine ballerine di Macario lo facevano nel secolo scorso, quindi non era una grande... non è una grande novità. Però qui mi sembra più un cowboy, vestita per la festa di carnevale. Hai presente quegli abiti che trovi per i bambini online? Quelli che dicono look cowboy, fiorato... Però un cowboy che si è scordato il top, perché non c'è sta... Ah no, il cowboy, diciamo, più che il top si è scordato il gilet, perché in genere il gilet è di renna o di camoscio. È quel look in questo caso è di pelle, praticamente. Infatti, pelle umana. Quel look che trovi a 9,99. Coperta. Allora, che facciamo? Scoperto. Che Carlotti condiamo? Allora, questo, se è una performance, naturalmente è un vestito un po' carnevalesco, ci sta, ma se dovesse essere la realtà, facciamo finta che sia la realtà, io dico che qui adotto la Carla Furiosa! Addirittura! Ah! Speriamo allora che non sia andata a fare la spesa vestita in quel modo, non peraltro, perché poi ti prende un accidente, ti fa male la cervicale, hai capito, insomma, Cristina. Sì, tutto, succede di tutto, poi a una certa età sai com'è, quando passano gli anni, poi... Comunque è giovane, tutto l'Aguilera. Diventa... ma sai, passa velocemente il tempo, inesorabile. Nei giorni scorsi ha spiazzato tutti i suoi follower pubblicando una bellissima dedica d'amore al suo fidanzato, il DJ olandese Afrojack. Lei è la vestitissima Elettra Lamborghini, guardate. Elettra, la bombastica Elettra. Mamma mia! Allora, l'ho letta anch'io la dedica, sai Bianca? Secondo me ha sbagliato a mettersi il body, al contrario se l'è messo. Può essere, quella è la parte della schiena. No, ma la dedica tu hai letto, no? Di che si trattava? Lei ha detto, tesoro, io ti amo così tanto che non ci sono parole per colmare il vuoto. Hai capito? Lo sta dicendo anche adesso. E poi, tra l'altro, siccome la nostra Elettra Lamborghini... viene da questo paese bellissimo in provincia di Bologna, che è Sant'Agata Bolognese, sai che i tortellini originariamente hanno un significato, dovrebbero essere rappresentare l'ombelico. Sì. E quindi lei espone l'ombelico perché è naturalmente origine della sua parte. Ma al sugo oppure... Ah, i tortellini sempre in brodo. In brodo di giuggiole. In brodo di giuggiole. Allora, non mi toccate Elettra Lamborghini, per cortesia.
Beh, anche perché è la nostra porta fortuna. Troppo simpatica, troppo simpatica. Quindi diciamo che siccome è una super ironica, diciamo un bel sì. Oh, meno male, meno male. Perché porta veramente fortuna Elettra Lamborghini. Allora, a proposito di fortuna, siccome ne abbiamo sempre bisogno, vogliamo ballare insieme un pezzo della Elettra? Ah, la sì. Conosci tu? Ah, io le conosco tutte perché la coreografia è sempre quella per tutte. Sono pronte. È per questo che porta fortuna, perché nella smorfia napoletana. E andiamo avanti. Egidio, musica. Musica. Persone autoironiche come te, Carla. Ci fermiamo per la pubblicità? No, andiamo avanti, andiamo avanti. No, era per far riprendere la gente a casa dopo questo spettacolo. Allora, no, questo l'abbiamo già letto. Lei è come la mela. Una mela al giorno toglie il medico di torno. In questo caso, una Chiara Ferragni al giorno. Ancora. Ma noi ce l'abbiamo Carlotta condito. Ce l'abbiamo sempre la Chiara Ferragni. No, siamo non può buona. Mancare, anche Chiara Ferragni è un must, insomma, una un colonna portante della nostra trasmissione. Guarda. Della nostra vita, questo. La nostra punto. Vita, in generale. Mamma, allora, lei bella, siamo... bellissima, sempre perfetta, meravigliosa. Io però ti dico, come faceva la Mondaini, che barba, che noia. Che barba, che noia. Perché che barba? Me ne vado, me ne vado. No, no, Carla, non mi lasciare. Non me la sa. Mamma mia, un po' di humor, cara Chiara. Forza, divertiamoci, la vita è breve. Allora, è chiaro che il carlottico non può soltanto essere un sì, perché ha un tubino nero scollato, poco seno, lunghezza giusta. Sì, comunque raffinata, raffinata. Low boot, tracolla, è tutta perfetta, ma veramente mi sto addormentando. Vabbè, però l'importante è che abbiamo portato a casa un bel sì. Sì, certo. Lui è un mito, tanto... Lui è... Che qua le virgole sono una... sono a saldo. Allora, lui è un mito, tanto che il celebre giornaletto a fumetti del Topo gli ha dedicato un personaggio che si chiama Piumato Zero. Ovviamente lui è il grande Renatone Zero! Mamma mia, Bianca, Blanche, qui non ce l'ho il carlottico adatto, è un mito il nostro Renato. Sai che tutti noi della nostra generazione, tu sei più young naturalmente, eravamo tutti dei sorcini, quindi non me lo toccate, lui è bellissimo. Poi tra l'altro qui era veramente bellissimo. Posso dire che i fan di Renato non hanno età, che nonostante io sia nata un po' più in là, comunque sono una sua grande fan e sostenitrice. E tra l'altro lui è una persona, vabbè, inutile dirlo, straordinaria, che mi fa, quando mi incontra, sempre la stessa domanda: sei felice? Ah, che è la cosa più bella che una persona ti può chiedere. Certo. Grazie Renato. E tu cosa rispondi, Bianca? A volte dipende dai momenti in cui mi becca, però generalmente sono felice quasi sempre, perché insomma so riconoscere i doni che la vita ti fa, e comunque brava, cerco sempre di vedere il lato positivo, come il famoso brava. Film con Bradley Cooper. Qual è la tua canzone preferita, Carla, di Renato Zero? Ah, ce ne sono tantissime. Il cielo, il triangolo. Poi cosa... Carla! Eh beh, no. Non l'avevo quelle... considerato il triangolo. Bellissima! Non l'avevo considerato. D'accordo, ci troverò. Grazie, grazie Carla! Ci vediamo dopo per il cambio look. Ti voglio bene!